Presenza oggi qui e per la sua generosità, permettimi una volta di dirlo. E vorrei ringraziare per prima volta pubblicamente anche il ministro Giulio Terzi per l'acuta perfezione a dirlo che ha arricchito il mio lavoro, non finirò di ringraziarlo. Non vorrei parlare molto, anche perché non sono molto bravo a parlare, soprattutto in pubblico. Ecco, io ho scritto questo libro resistendo per molti anni a non scriverlo, perché insomma scrivere un libro sulla propria storia non è poi così facile. Poi alla fine insomma ho deciso perché a fronte a tutte le disinformazioni e informazioni in malafede, alla fine ho dovuto vincere la mia resistenza e scriverlo. Questo, come hanno già detto prima, è un libro di storia che ha un nome, una voce in capitolo e ha un sottotitolo, La storia del popolo dell'Iran. Perché questo nome? Se noi partiamo da dove inizia il libro praticamente parte da un episodio molto molto importante nella storia recente dell'Iran, è l'episodio del boicottaggio del tabacco che accade nel 1890. Lo Shah di Persia di allora, Nasreddin Shah, concede diciamo la produzione, la lavorazione e vendita del tabacco di largo consumo allora in Iran a un suddito inglese praticamente a un prezzo assolutamente irrisorio. Insomma, per questo motivo parte della popolazione piano piano entra in azione contro questa concessione veramente assurda. E ottiene una vittoria perché ci sono appunto i bazarì, i mercati, i mercanti, chi coltivava, chi consumava, insomma perfino nella corte dello Shah arrivano ad aderire a questa iniziativa e ottengono un risultato. Ottengono un risultato in un paese come l'Iran di allora è molto molto importante perché la popolazione per prima volta capisce riunita può ottenere un risultato, può cambiare la sorte diciamo di una politica del suo paese. Da questa forza propulsiva praticamente avanza ancora le sue richieste e l'Iran arriva ad avere nel 1906 il primo parlamento che allora era un risultato eccezionale. Allora c'erano diciamo i paesi stranieri che agivano in Iran, la Russia e l'Inghilterra. Gli inglesi ormai di fronte a un fatto compiuto, il Parlamento, cercano di riempire il Parlamento dei loro uomini e i russi, un po' più rozzi come al solito, dalle colline di Teheran bombardano un palazzo del Parlamento. Praticamente ad un certo punto il Parlamento esiste il palazzo, esistono i parlamentari praticamente privi di ogni diciamo efficacia. E il paese entra in una confusione. Da questa confusione, con diciamo l'operazione, io salto molto velocemente per arrivare che cos'è che è mancato, appunto questa voce in capitolo, voce del popolo iraniano che è mancato diciamo in questi ultimi 100 anni. Ecco perché l'Iran, un paese con antichissima cultura, oggi deve avere uno dei più oscurantisti regimi. Ecco perché insomma arriva Reza Shah col volere degli inglesi al potere, sistema un po' paese, poi insomma con una ferocia inaudita praticamente si compromette poi con la Germania di Terzo Reich. Insomma arriviamo al figlio Mohammad Reza Shah.
siamo, diciamo, a cavallo della fine della Seconda Guerra Mondiale. In questa situazione di una debolezza sostanzialmente anche internazionale, le forze iraniane cominciano a alzare la testa dopo l'oppressione feroce di Reza Shah. Su questa onda arriva al governo dottor Mossadegh. Ma Mossadegh, un uomo politico, un patriota, con gli studi in Svizzera, poi in Francia, un giurista notevole e soprattutto un uomo incorruttibile. Lui sa che, insomma, per cambiare la situazione al paese bisogna arrivare a nazionalizzazione del petrolio, diciamo, con una politica abilissima riesce a ottenere, diciamo, questo risultato di portata storica per il paese. Ovviamente questo risultato è stato imperdonabile soprattutto da parte degli inglesi, che avevano un loro monopolio del petrolio in Iran. Insomma, cercano di togliere questo, come lo chiamavano, questo testardo uomo politico. Quindi, con collaborazione degli Stati Uniti d'America, insomma, organizzano un vero e proprio colpo di Stato, abbattono il governo popolare e democratico di Mossadegh e portano nuovamente lo Shah al potere. Da qui a qualche anno, come raccontava anche l'ambasciatore, siamo negli anni 60 con la presidenza di Kennedy. Kennedy chiede all'Iran di fare una riforma in Iran. Un paese rurale doveva diventare un paese, diciamo, cittadino, un paese che potesse consumare, poteva consumare, diciamo, essere un mercato anche per gli Stati Uniti e per l'Occidente in generale. Fa una riforma, fa tra riforme che fa, poi il libro spiega molto bene la natura della riforma che fa, che cosa accade, a quali risultati arriva questa riforma, che il libro lo porta in dettaglio. Però qui accade una cosa abbastanza importante. Tra le riforme, lo Shah concede il diritto al voto alle donne e soprattutto fa anche una riforma agraria, quindi toglie, diciamo, la terra ai latifondisti. Qui entra in scena Khomeini, ormai sessantenne, che non ha mai fatto politica in vita sua, entra soprattutto protesta per voto alle donne. Perché voto alle donne? Perché le donne porteranno la corruzione, guai, il paese entra in un guaio, eccetera, eccetera. E da questo, diciamo, il problema, poi lui viene esiliato nel 63, prima in Turchia, poi va in Iraq, e praticamente Khomeini, dal 63, Khomeini scompare dalla scena politica iraniana. Il libro racconta da 63 fino a 78-79 quali sono enumerati, quali sono le azioni di Khomeini come, diciamo, politico o comunque leader o diciamo religioso che sia. Tolto Khomeini, diciamo, di mezzo, lo Shah arriva ad avere una ferocissima repressione, arriva a rinsaldare al potere. Ecco perché negli anni 60, esattamente nel 65, nasce l'organizzazione dei Mujahideen del Popolo, che capisce che attraverso una, diciamo, un abbattimento di questo regime si può cambiare la situazione in Iraq, e nascono anche altre formazioni di estrazione marxista in Iran, perché lo Shah praticamente con la sua politica feroce aveva messo tutte quelle forze
che si promettevano di lavorare, di operare all'interno della costruzione dello Scià. Insomma, lo Scià man mano va avanti, crea la polizia Sabah. Per dire che cosa era Sabah per gli iraniani, era un, diciamo, un detto tra noi iraniani, chi è iraniano come me in sala lo può sapere, si diceva in Iran, se tu stai aspettando nella fermata dell'autobus due persone che parlano, se una terza persona che ti ascolta, queste due persone pensavano che quello lì fosse l'uomo della Sabah. Questo era terrore che aveva creato la Sabah dello Scià in Iran. Insomma, ci sono, un libro racconta la storia delle persone che sono state uccise sotto le torture del famoso e famigerato carcere di Evin per aver letto un libro. E quindi la feroce inaudita dello Scià in Iran negli anni 70 soprattutto, e porta a una società completamente soffocata. Arriviamo nel 76, in America vince le elezioni Jimmy Carter. Jimmy Carter viene da un vecchio progetto dall'inizio degli anni 70, un progetto deciso in una conferenza triangolare composto dagli americani, dagli europei, dal Giappone, di fare delle riforme in questi paesi, altrimenti in questi paesi faranno la rivoluzione e cadono nella braccia dell'Unione Sovietica. Quindi pensano di avere questa, diciamo, queste riforme in questi paesi. L'architetto era un certo Brzezinski, del resto molto ascoltato tuttora da Presidente Obama. Insomma, in un paese con una feroce, di cui abbiamo parlato, una piccolissima riforma del 76 ha portato massa oceanica degli iraniani in piazza. Insomma, stiamo metà 78, praticamente la sorte dello Scià ormai era segnata. Milioni di persone che entravano in Iran nelle strade per manifestare contro lo Scià. Io ho avuto il privilegio di partecipare in una rivoluzione, quella poderosa, quella che è stata la rivoluzione iraniana. Intanto vorrei dire anche in questa serie che la rivoluzione ovviamente non vuol dire nulla, non c'entra niente con la violenza. La rivoluzione significa fare sotto sopra. Chi esercita la violenza non è chi si ribella, ma chi impone, diciamo, la sua prepotenza. Quindi noi abbiamo fatto una rivoluzione in Iran, milioni di persone che scendevamo in piazza quegli anni, 78, migliaia di persone per strade, ci sentivamo fratelli e sorelle. Io mi ricordo quando era estate che faceva caldo, noi nelle strade di Teheran camminavamo, le porte delle case erano aperte, noi entravamo in queste case, bevevamo un po' di acqua e uscivamo. Questa era, diciamo, la magnificenza di una rivoluzione davvero senza precedenti. È chiaro, sempre queste diciamo, forze straniere in Iran, che cosa facciamo ora? Dopo tutto questo lasciamo l'Iran agli iraniani? No, vanno a prendere Khomeini quasi moribondo in Iraq, a Najaf, lo portano a Parigi, lo portano a Parigi e lui ovviamente messo nel megafono diventa leader di una rivoluzione. Poi Elisabetta ha raccontato, come il libro racconta, in quel momento potevano portare chiunque, Khomeini o qualsiasi altra persona, potevano portare, lui poteva prendere così come ha preso le redine della rivoluzione, anche perché lo Scià aveva ucciso o messo in carcere i potenziali leader di quella rivoluzione. Ad esempio, Masud Rajavi è uscito
a giochi fatti 20 giorni prima della caduta dello Shah. Quindi Khomeini arriva in Iran con questo sogno, diciamo, americano, occidentale, perché in quel caso è stato Giscard d'Estaing il presidente della Repubblica francese, che chiama Carter, Callaghan e Helmut Schmidt. Vanno alla isola di Guadalupe per, appunto, il francese voleva convincere l'inglese e l'americano che lo Shah ormai, diciamo, alla storia segnata, quindi bisogna pensare al dopo. Lui racconta poi nelle sue memorie, quando arriva lì trova Callaghan e Carter più convinto di lui, con grande sua, diciamo, sorpresa. Allora, nel 7 gennaio 1979 loro decidono che, insomma, bisogna appoggiare Khomeini. Poi, insomma, da lì a poco, 12 febbraio, poi in questo periodo lì lo racconta non solo giorno dopo giorno, perfino ora dopo ora, che cosa succede, quali sono, diciamo, c'è un movimento popolare che va per conto suo, l'altro movimento schempo, oppure sopra la testa degli iraniani, di noi iraniani, che praticamente prende un'altra storia, prende un'altra strada e porta a questa situazione. Insomma, Khomeini arriva in Iran, sin dal primo momento che arriva a Teheran cambia completamente il tono rispetto a quello che aveva a Parigi, e insomma in pochissimo tempo porta il paese verso una islamizzazione forzata. La prima data della manifestazione che noi iraniani abbiamo fatto in Iran contro l'integralismo islamico è stato 8 marzo del 1979, cioè praticamente meno di un mese dalla rivolta, dalla caduta dello Shah. Praticamente il regime voleva imporre il chador, il velo obbligatorio alle donne. Donne, uomini iraniani, siamo scesi in piazza contro questa cosa. Dite 500.000 persone che erano in manifestazione vicino. Quello, diciamo, eravamo in molte città. Quello che dici tu, Marco, si tratta di un'altra cosa, che praticamente Khomeini, impostando, diciamo, la sua Repubblica Islamica inventata, diciamo, ora dopo ora, questa cosa veramente innaturale, veramente forzata, arriva a togliere del tutto ogni spazio di libertà. Mi ricordo per esempio un famosissimo comizio di Masoud Pezhali allo stadio di Teheran nel giugno dell'80, dove ci sono migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone a sentire Masoud Pezhali. Già lì il regime comincia a sparare, a uccidere le persone. Ora, da lì praticamente che cosa succede dopo un anno, nel 21 giugno dell'anno dopo quello che dici tu, Marco, che praticamente i Mujahideen attraverso... Cioè quindi che anno? 81. 81. Praticamente non si poteva fare manifestazioni in Iran, come lì, tassativamente aveva proibito ogni manifestazione. Quindi i Mujahideen, attraverso una passaparola, nella grandissima incredulità anche loro, se si poteva uscire. Poi racconto lì praticamente anche giorni prima come avevano tentato di fare questa cosa, non si è riuscito perché diciamo la tensione, la oppressione era veramente tagliente. Allora, miracolosamente quel giorno, quel caldo estate, sono scese in piazza oltre 500.000 persone che poi hanno sparato alle persone,
un testimone oculare, una grandissima scrittrice iraniana, racconta una visione molto molto drammatica e interessante. Lei racconta di questi cuboli di scarpe, gente che scappava, ma soprattutto gente che veniva colpito, caduto per terra, poi li prendevano, mettevano su camioncini e li portavano via. E insomma, da lì si è cominciato una inaudita repressione contro gli iraniani. Da lì hanno cominciato a uccidere 200, 300, 400 prigionieri politici, che si trattava in moltissimi casi di ragazzi che non compivano neanche 16, 17, 18 anni. Al giorno. Per cui 18, quindi al giorno, 200, 300 al giorno. E quindi siamo arrivati a questo punto. Ora voglio brevemente raccontare che cosa succede ora, per esempio, in Iraq, in Siria, in tutto il Medio Oriente. Il regime iraniano ha infestato tutto il Medio Oriente. Tutto quello che sta accadendo, diciamo, se noi non risolviamo il problema che è a Teheran, non arriviamo da nessuna parte.